Grande fratello, malore per Pamela Petrarolo. Cos'è successo? Come sta ora? Malore improvviso per la concorrente del reality show. Tanta paura in queste ultime ore nella casa più spiata dagli italiani. Cos'è successo? Pamela Petrarolo ha avuto un improvviso malore. Difatti quest'ultima nel giardino della casa del Grande Fratello è svenuta improvvisamente facendo preoccupare non poco tutti gli altri inquilini VIP e non. Il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo. Non è dato sapere il motivo per cui la concorrente abbia perso i sensi, ma è successo nel momento in cui Shai la gatta l'ha fatta distendere per un massaggio rilassante. Ad un certo punto l'ex ragazza di Non è la Rai ha esclamato di sentire che stava risalendo il riso con il pollo e subito dopo ha avuto un mangiamento. Ovviamente tutti i presenti sono immediatamente intervenuti per prestarle soccorso. Pamela Petrarolo si è ripresa quasi subito dal malore. I concorrenti del Grande Fratello hanno subito fatto sedere l'ex ragazza di Non è la Rai e messo le gambe in alto per far sì che riprendesse conoscenza il prima possibile. Poco dopo è intervenuta Eleonora Cecere, la quale ha cercato ovviamente di tranquillizzarla. Stai tranquilla, è tutto a posto. Shai la gatta ha invece provato a farla respirare profondamente. Segui il mio respiro, respira con calma, stai tranquilla. Un po' più pratico è stato invece Luca Calvani, il quale ha chiesto alla Petrarolo se avesse bisogno di andare al bagno e rimettere, magari perché potrebbe aver avuto un'indigestione. Vuoi andare in bagno tesoro? Devi vomitare? Fortunatamente Pamela si è poi ripresa dopo pochi minuti. Tanto che non è stato neppure necessario l'intervento del medico. E questo non è stato neppure il primo malore, visto che giorni fa anche la Cecere è stata poco bene. Il video del malore di Pamela Petrarolo. Grande Fratello, la concorrente ha puntato il dito contro Maria Vittoria. In queste ultime ore Pamela Petrarolo ha fatto molto discutere non solo per questo improvviso malore nel giardino della casa più spiata dagli italiani. Difatti quest'ultima ha sorpreso non poco gli spettatori a casa per le sue parole di fuoco nei confronti dell'inquilina Maria Vittoria. Cosa ha detto? Parlando a tu per tu con l'attore Luca Calvani non ha fatto mistero di ritenere quest'ultima una persona costruita e falsa, e proprio una persona costruita a puntino, di una falsità unica. Motivo per cui ha già rivelato che la sua intenzione è quella di nominarla appena possibile. Secondo Pamela sarebbe falsa perché starebbe prendendo in giro l'inquilino Tommaso Franchi. Insomma, dopo una decina di giorni iniziano a nascere le prime tensioni tra i concorrenti.